Mini recensione richiesta tramite donazione Patreon da Dave, che vuole che parli del film di produzione olandese del 1988, Il mistero della donna scomparsa, in lingua originale Spurless. Il nostro poi fece un remake 5 anni dopo in America, di questo thriller particolarmente originale, tratto da At Gauten A di Tim Krabbe, appunto un thriller molto particolare, psicologico totalmente. Allora, il film inizia con Rex e Saskia, che sono una coppia olandese che è in vacanza praticamente in Francia. Si fermano a fare benzina una sosta in una stazione di servizio e la ragazza scompare senza fare più assolutamente ritorno. Rex, convinto che la nostra non sia assolutamente scappata ma che sia stata rapita, continua a cercarla per i 3 anni successivi, e noi poi facciamo con la conoscenza di Raymond, quest'uomo ambiguo che si presenta all'altro praticamente dicendogli che troverà il modo di poter aiutarlo a trovare la donna, ma noi capiamo subito che probabilmente è il rapitore, e di lì praticamente un gioco è tutto di thriller psicologico fra i nostri due protagonisti, che utilizza appunto il regista in flashback per cercare di andare avanti e indietro e ricostruire tutto quello che è successo. Filmone, veramente un filmone di quelli andati a scomparire. Era molto bello anche il remake, ma questo è un film veramente glaciale, con due attori fantastici. Rex è un Genet Berwoetz che funziona alla stragrandissima, così come Bernard Pierre Donadier è uno splendido Raymond. Un film veramente incredibile, in quel senso che gioca tutto appunto su questo movimento di una regia che cerca di creare situazioni di tensione, e ce la fa grazie appunto alla completa idea di un certo tipo di mancanza, di un certo tipo di idea classica di questo tipo di thriller. Scompare in un certo senso il sangue, scompare tutto per dare spazio a una psicologia veramente forte dei due personaggi, che rendono sempre più teso un film pieno zeppo di suspense, con una regia quadrata, una bellissima fotografia, Tony Kuhn, per un film dai toni veramente cupi e malinconici, desolati, fino al meraviglioso finale, per un film veramente che è una bomba davvero, con quella foto alla stazione che riesce a costruire piano piano la sua tensione, la costruisce sempre più con forza, ripeto, attraverso una costruzione filmica veramente notevole. Nella sceneggiatura dello stesso regista riesce a funzionare alla stragrande praticamente sempre. Uno di quei filmoni andati completamente a scomparire, e anche il remake non ebbe un gran successo, vero peccato. Questo comunque all'epoca in Olanda fece scalpore, la critica lo ama e fa bene, perché è veramente un thriller psicologico di quelli che reggono dall'inizio alla fine senza mai avere un cedimento, per questa appunto costruzione a flashback che viene montata parallelamente ai nostri due, dei quali incominciamo a conoscere i nostri due antagonisti sempre di più il carattere. Regia veramente maestra, di quelle veramente tanta roba, nessuna concessione al colpetto di scena facile, per un film recitato, come ho detto, da Dio, scritto benissimo e grandissimo nella sua risoluzione finale. Ripeto, un thriller da non perdere, questo qui, uno di quei classici film che non sono americani, sono andati completamente quasi a scomparire, invece è un cult assoluto mio, un film che ti lascia agghiacciato, un film veramente tanta roba che non invecchia, veramente fatto benissimo, con delle grandi musiche e un'idea di messa in scena che comunque è veramente notevole, un film da non perdere. Il link è qua sotto, donate su Patreon, mi piace, iscrivetevi al canale, qui sotto c'è anche il pulsante del super grazie per donare direttamente su YouTube, seguitemi su Facebook e su Instagram per sapere che cazzo faccio a giro per l'Italia. Ripeto, questo Il mistero della donna scomparsa, appunto del 1988, è un film assolutamente girato da Dio, proprio messo in scena con grande forza e con un'idea appunto di montaggio, un'idea di narrazione che non è assolutamente scontata. Anche adesso che sono passati tantissimi anni, il film risulta veramente freschissimo, uno di quei film che andrebbero riscoperti alla stragrande.